Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Buon lunedì e buon inizio di settimana a tutti quelli che ci seguono in diretta Twitter, in diretta Facebook, a chi ci seguirà in differita. Anche questo lunedì, la verità che, come sapete, a inizio settimana ha i contenuti del quotidiano, le notizie totalmente aggiornate, i commenti, le analisi, ma ha anche una parte di magazine, ha una serie di interviste, di approfondimenti che pure vi segnalerò nella parte iniziale della rassegna. Quindi la rassegna comincia con un invito a passare in edicola e a non dimenticare di prendere il nostro quotidiano. La rassegna di oggi ha tre versanti da chiarire, da affrontare. Il primo è il versante sanitario. Allora, siamo in attesa delle nuove regole. E francamente, in modo abbastanza curioso, una serie di giornali, in prima il Corriere della Sera, che ne fa il titolo d'apertura, parlano di uno stop alla movida. E ora, diciamo, può avere un senso di sconcerto, ma quale movida se i bar, i locali, i ristoranti sono chiusi? Si fa riferimento a che cosa? Al fatto che a questo punto, dopo le ore 18, potrà essere vietato anche il cosiddetto asporto dai bar. Quindi ora il problema qual è? È quello di chi prende qualcosa dal bar, se lo porta fuori e se lo beve fuori, ma si rischia l'assembramento. Quindi diciamo la situazione rischia di avvitarsi in modo francamente curioso. Siamo sul podio mondiale dei morti, siamo probabilmente sul gradino più alto del podio del crollo di PIL, non si capisce bene come va del piano vaccinale, non si capisce quando e come riapriranno le scuole in quali regioni, non si sa quali, ma il problema è l'asporto dei bar. Curiosa, diciamo, operazione che rischia di essere misleading, dicono quelli che parlano bene. Il secondo tema è quello della crisi politica, che oggi ha un protagonista, Giuseppe Conte, certamente Matteo Renzi. Certamente, ma il vero protagonista oggi è il presidente Mattarella, che compare in tutti i retroscena dei quotidiani maggiori. Vedremo Marzio Breda, vedremo Ugo Magri e Carlo Bertini sulla Stampa, vedremo Lauria su Repubblica, vedremo diverse altre citazioni che sono peraltro tutte univoche. Quindi è evidente che queste firme, che sono firme autorevoli, ieri hanno avuto, diciamo, un'indicazione univoca dai rispettivi interlocutori del Colle, dalle fonti del Quirinale. E che cosa dicono in modo univoco questi articoli? Che il presidente Mattarella avrebbe chiesto un congelamento della crisi, un congelamento anche dell'eventuale ritiro delle ministre renziane, perché prima bisogna approvare non solo in Consiglio dei Ministri, il che potrebbe accadere domani o dopodomani, ma pure in Parlamento, il che può richiedere un tempo indefinito, il recovery plan. E allora capite, beh, poi vengono evocati dei precedenti, ma in Italia un precedente si trova sempre per, diciamo, sostenere qualunque tesi istituzionale. È un classico dei segretari della Camera e del Senato, anche dei segretari della Camera transitati al Quirinale come Zampetti, trovare un precedente per rassicurare il presidente. Presidente, si può fare nell'82, eccetera, eccetera. Però voi capite bene il senso politico dell'operazione, che è quello di stoppare una crisi e in qualche misura oggettivamente, non diremo soggettivamente, ma oggettivamente di favorire un Conte-ter tra qualche tempo. Qual è però il problema? È che l'operazione appare del tutto extraparlamentare, cioè si rappattumerà un accordo al telefono o attraverso riunioni dei partiti, e poi, diciamo, si andrà in Parlamento soltanto per celebrare una messa con relativo gesto di pace, cose un po' chiuse. Vedremo anche questo. Il terzo versante ha a che fare con Trump, la vicenda Trump in sé, ancora incandescente, però i democratici dubitano, o alcuni democratici cominciano a dubitare. Molti repubblicani lo fanno già, della opportunità di azioni di forza, 25esimo emendamento o impeachment, che incendierebbero ulteriormente un paese già lacerato. Ma soprattutto poi c'è il dibattito sulla censura, della quale, piaccia o no Trump, il presidente tuttora in carica americano è
stato colpito prima su Facebook e Instagram e ora su Twitter. Ci sono degli entusiasti, vedremo. Cerasa e Ferrara sul Foglio, Giannini sulla Stampa. Insomma, ci sono degli entusiasti, ci sono anche dei preoccupati. Alcuni si erano manifestati già sui giornali di ieri, altri si manifestano oggi, li vedremo. Allora, questo è il quadro, andiamo a vedere come tutto questo atterra, per così dire, sulle prime pagine dei giornali. La Verità che sceglie un titolo su altro tema, e da qui partiremo. I 46 bo di Toninelli sui migranti, ministro a insaputa sua e di Conte. Sì, perché sono venute fuori, diciamo, le trascrizioni della deposizione in aula non gloriosa di dicembre di Toninelli, con queste 46 risposte vaghe. A metà pagina, la crisi di governo taglia i soldi alle imprese, tutto il tema dei decreti attuativi mancanti. Della sera, ve lo preannunciavamo, linea dura contro la movida e l'apertura, e a metà pagina prima i fondi europei, e quindi qua già andiamo a capire, diciamo, le voci del Quirinale. Il fatto se la prende con Renzi, Renzi incartato, anche oggi ritira le sue ministre, domani, quindi insomma il solito tema dei penultimatum di Renzi, irriso per questo dai suoi arcinemici del fatto. Il giornale titola su Berlusconi, che viene intervistato dal direttore Sallusti e che, per così dire, rovescia quello slogan che il Sole gli buttò addosso nel 2011, che gli fece tanto male all'epoca. Fate presto, stavolta è lui a dirlo, vergognosi giochi di palazzo mentre il paese è bloccato. Così il giornale. Il Tempo, sul comitato tecnico-scientifico, molto criticamente il bluff degli scienziati di Conte. La Stampa ci riporta al Quirinale, il Colle stoppa la crisi, prima il recovery, e infine Repubblica che apre con un tema che oggettivamente si pone, quello della scuola. Avevano detto 11 gennaio, cioè oggi, come astrusa mediazione puramente aritmetica, anzi media aritmetica tra il 7 e il 15, ma poi una serie di regioni. Qualcuno dice a torto, qualcuno dice a ragione, dice: caro governo, non abbiamo fatto nulla. Causa vostra su trasporti, messa in sicurezza delle aule, eccetera, io non riapro. Repubblica dà voce a studenti, professori, famiglie, basta con la scuola online, fateci tornare in classe. Attenzione al sommario, Repubblica evoca un tema che i lettori della Verità, diciamo, ben conoscono da qualche mese, il tema dei 50 milioni di cartelle. Ed è curioso, non l'articolo di Repubblica che è ben fatto, ma il contenuto dell'articolo, che evidentemente viene dalle informazioni che Repubblica ha avuto. In arrivo 50 milioni di cartelle, piano per dilazionarle. Ah, il problema quindi non è più risolvere il problema, ma semplicemente scaglionarne l'arrivo. Diciamo, un po' come le supposte, un po' per volta, ma va bene. Speriamo invece che all'ordine del giorno ci sia una soluzione seria al problema. Da cosa partiamo? Facciamoci aiutare da Maurizio Belpietro, il cui pezzo è peraltro corredato nella metà inferiore della pagina dove gira. Il pezzo di Belpietro parte in prima, poi gira all'interno, pagina 3, e sotto c'è Fabio Amendolara che circostanzia tutto, Toninelli e Porti Chiusi, cronaca di un'amnesia. E di che si tratta? Ve lo dicevamo nel sommario, sono state rese note le trascrizioni della deposizione di Toninelli. Nel verbale figurano un totale di 46 tra non ricordo, non so, non era di mia competenza, dando la rappresentazione di un politico che se c'era, se cioè rappresenta il ministero quando stava al governo, molto probabilmente dormiva, perché di quel che accadde in quei mesi dell'estate di 2 anni fa ha dato prova di non ricordarsi niente. Un uomo dalla memoria corta nella migliore delle ipotesi, un uomo che scappa di fronte alle responsabilità politiche che sono richieste a chi vuole ricoprire un ruolo istituzionale nella peggiore delle ipotesi. Nell'uno o nell'altro caso, a non uscirne bene non è solo lo stesso Toninelli, smemorato davanti a un giudice durante un processo chiave che vede sul banco degli imputati un ex ministro, ma anche il movimento che lo ha espresso, portato in Parlamento e pure incoronato ministro. Sono questi gli uomini che dovevano cambiare l'Italia? Ha ragione Belpietro, anche perché questo è, come inutile ricordarlo, chi segue questa rassegna sa tutto, questo è il processo a Salvini,
processo voluto dagli stessi grillini e dal PD in aula al Senato. In quel processo sono stati chiamati a deporre Toninelli, Conte, eccetera. Toninelli si è comportato così. La cosa è a dir poco surreale, perché nei giorni invece di quei casi, eccetera, in cui Salvini era obiettivamente protagonista da ministro degli interni, c'erano però comunicati che venivano dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ricoperto da Toninelli, in cui Toninelli evocava in continuazione il coordinamento con il Viminale, proprio per rivendicare il fatto che non fosse solo la Lega, ma anche il suo partito a volere quelle politiche che in quel momento erano così popolari. Ora però c'è l'amnesia. Altri contenuti della verità di oggi. Allora, nella sua cartolina del lunedì, quella in cui si rivolge a una personalità, oggi Mario Giordano scrive a D'Alema, ormai presentato dopo la sua recente intervista a Repubblica, come gran suggeritore di Conte. L'incipit di Giordano è favoloso. Caro Massimo D'Alema, quelli che la conoscono da sempre dicono che nella sua vita lei non ne abbia mai azzeccata una. Quelli che la frequentano dicono che sia diventato uno dei più ascoltati consiglieri di Giuseppe Conte. Non so se ci sia una relazione tra le due cose, ma a naso sembrerebbe di sì. L'incipit è molto spiritoso, il testo è assai serio. Oh, e poi ci sono le interviste della Verità del lunedì. Federico Novella sente la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che dice: a casa, bisogna chiudere questa legislatura. Alessandro Rico sente il renziano Giachetti, uno dei più duri di Italia Viva rispetto all'esperienza di governo, che di fatto dà per chiusa. Stefano Filippi sente la sondaggista Alessandra Ghisleri, che conferma il vantaggio della coalizione di centrodestra. Di Francesco sente UGE, il capo dei trasportatori, che presenta i problemi spesso ingiustamente dimenticati di questa categoria. Mentre Giulia Cazzaniga sente Yuri Chechi, già olimpionico, oggi imprenditore, che racconta come anche, diciamo, la sua impresa, il suo settore, eccetera, siano vittime degli stop and go e dello zigzag generale del governo. E allora veniamo allo zigzag, intanto subspecie, diciamo, sanitaria. Vi abbiamo già letto il titolo d'apertura del Corriere: linea dura contro la Movida. Ma quale Movida? A pagina 2. Le autrici dell'articolo, Monica Guerzoni e Fiorenza Serzenini, ci fanno capire di che si tratta, e insomma, le giornaliste sono bravissime, ma il contenuto è sconcertante, non per colpa loro, per colpa del governo. Basta con gli aperitivi, le feste improvvisate in strada, gli assembramenti di decine di persone col bicchiere in mano davanti ai locali. Dopo i casi di Milano, Roma, Lucca, Catania e altre città, il governo lavora una regola severa per stoppare quel che resta della movida. Non solo i bar continueranno a chiudere alle 18, ma dopo le 6 di sera sarà vietata la vendita da asporto. Stroncheremo l'asporto, spezzeremo le reni all'asporto. Però, insomma, qui la presa in giro rischia di essere veramente grottesca. Avevano detto: facciamo questo lockdown di Natale per abbassare tutto e ripartire in sicurezza il 7 gennaio. Ora abbiamo visto che, nonostante quelle chiusure isteriche, i dati sono brutti lo stesso. E allora che facciamo? Allora, non ha funzionato, datecene di più, dateci ancora più chiusure e più restrizioni. Veniamo alla pagina più consistente di questa rassegna, la pagina politica, e prendiamo i giornali uno per uno. Allora, cominciamo dal Corriere della Sera e cominciamo, diciamo, dal primo personaggio da seguire, ovviamente Giuseppe Conte. Si occupa di lui, come spesso capita, Marco Galluzzo. La strada del Conte Ter, ma lui teme le trappole. Tutta la prima parte del pezzo è costruita sulle ipotesi viste da Conte. È convinto di poter ancora salvarsi, anche se ripete sempre più spesso: mi vogliono solo fare fuori. A chi lo consiglia, a chi cerca di convincerlo che un percorso esiste. E in quel momento la lucidità cede il passo all'ossessione e al sospetto, prevalenti su tutto il resto. È terrorizzato dall'idea delle dimissioni perché non si fida di Renzi e forse nemmeno del PD, dopo le critiche di Orlando e di altri esponenti. Teme e allo stesso tempo non accetta di essere ridimensionato oltre un certo livello, che lederebbe la sua dignità politica, perché, virgolette, c'è un limite a quel che posso concedere. È ancora solleticato dall'idea di uno showdown in Senato per vincere la sfida parlamentare contro Renzi, magari con l'aiuto di qualche senatore.
In questo caso tutti lo sconsigliano, anche al Quirinale, perché potrebbe essere solo una vittoria di Pirro in grado di reggere soltanto nel breve periodo, un successo di cartapesta soggetto a troppe variabili. Ma c'è un quarto stato d'animo, confessato a più di un interlocutore, quello di un suo partito. Torna, grande classica, allora mi faccio il partito. Se la situazione dovesse precipitare, se non ci fossero alternative al voto, abbiamo la campagna elettorale pronta, sbandierano sottovoce e forse anche con millanteria nel suo staff. Va bene, così Conte. Allora, Conte, un po' nervoso, un po' combattivo, insomma, uno stato d'animo altalenante, anche psicopoliticamente, come ci viene presentato da Galluzzo, nella metà inferiore della pagina, una specie di piedone, terzo inferiore della pagina, Marzio Breda, ma non fatevi ingannare dall'impaginazione che sembrerebbe sacrificare il pezzo, è il pezzo portante della pagina politica di oggi del Corriere. Marzio Breda, mettere in sicurezza, approvandolo in Parlamento, il recovery plan che l'Unione Europea aspetta dall'Italia e la cui presentazione vale da solo una prima tranche da 23 miliardi. Se non troverete un'intesa almeno su questo, sarebbe un grosso guaio. Poi avrete comunque tutto il tempo per portare fino in fondo il chiarimento politico cominciato nelle scorse settimane e siglare magari un patto di legislatura. Ecco il tenore della raccomandazione che il Presidente della Repubblica rivolge da qualche giorno ai leader della maggioranza, esercitando l'arma riservata della moral suasion. E qui però le cose sono un po' curiose perché, insomma, se l'arma è riservata, oggi esce su tre quotidiani in stereo. Secondo, anche nel medio, dice, vabbè, approvate il recovery e poi dopo litigate sul resto. Ma a sentire Renzi stanno litigando proprio sul recovery, è quello l'oggetto principale della contesa. E allora come si fa a mettere da parte quello che è l'oggetto principale di una contesa? E sta di fatto che Breda evoca questa, diciamo, spinta che definisce riservata del presidente e conclude: a costo di allargare la fisarmonica dei propri poteri, come toccò ad altri capi dello Stato prima di lui, perché spinti da un'emergenza istituzionale, i precedenti sono diversi, a Montecitorio li ricordano, è per esempio accaduto quando Cossiga nell'87 respinse le dimissioni di Goria, cui era evaporato un pezzo di maggioranza, e lo rinviò alle Camere, dove riottenne una provvisoria fiducia per completare la finanziaria. O il più recente caso di Napolitano, quando nel novembre 2011 Berlusconi, anch'egli ormai senza maggioranza e incalzato dallo spread, salì a rimettere il mandato e fu pregato di rimanere in carica fino al varo della legge di bilancio. Un mese, dopodiché arrivò Monti. Così i precedenti che immaginiamo, diciamo, l'equivalente del segretario generale Zampetti, collaboratore, o magari qualcuno a Montecitorio o a Palazzo Madama abbia fatto per venire a Breda. Oh, peraltro c'è un tema che pone oggi la verità nel suo taglio di prima, nel pezzo di metà pagina di prima pagina. E comunque non c'è solo, diciamo, la straordinarietà del recovery, ci sarebbe anche l'ordinarietà. La sola legge di bilancio prevede, l'ha raccontato il Sole da una settimana, 176 decreti attuativi. La verità fa anche il conto, diligentemente, di tutti gli altri provvedimenti attuativi richiesti dai DPCM e dai decreti precedenti. E si arriva a centinaia di provvedimenti. Ma direte voi, è il solito arretrato? No, non è il solito arretrato, perché dal varo di questi provvedimentini, che molto spesso richiedono il concerto o l'intesa fra ministeri, quindi poi non è facilissimo, deriva l'effettivo sblocco di una serie di misure, di bonus, di provvidenze, addirittura di misure importanti, credito d'imposta per gli aumenti di capitale per le aziende fino a 50 milioni di fatturato, tutte cose che restano bloccate da settimane, in qualche caso da mesi. E che si fa? Attendiamo, diciamo, le volontà di Renzi e di Conte. Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera sente anche Goffredo Bettini, gran tessitore di questa fase, destinatario, abbiamo scoperto ieri, nei giorni scorsi, di un plico con 30 richieste dei renziani. Quindi devono essere talmente lacerati i rapporti tra Renzi e Conte che si parlano per interposto Bettini. E
Bettini dice: in queste ore Conte ha ribadito la sua volontà unitaria, si sono compiuti passi in avanti, approvato questo provvedimento importantissimo per la vita degli italiani, si tratta di stabilire un accordo solenne, bla, vabbè, insomma, ma poi arriviamo alla polpa. Lei ha capito che vuole Renzi? Domanda Lamelli. E Bettini: sì e no, vuole dei cambiamenti e questo può andare bene, li ha sollecitati anche il PD. Ma poi mette in campo una quantità di proposte, alcune del tutto impossibili, fuori misura o fuori contesto, che sembrano più voler demolire che ricostruire. E lo fa con troppa arroganza. Tuttavia sono fiducioso e spingo per andare a vedere sotto la scorza qual è la polpa che lo muove veramente. Ma non c'è tanto tempo, occorre decidere tutto in pochissimi giorni, sapendo che non è il momento di rottamare, ma di ripartire per costruire. E già dalla evocazione critica del verbo rottamare, verbo renziano della prima ondata, diciamo, si capisce che Bettini tende stavolta a prendere le distanze da Renzi. Renzi lo ha scelto come interlocutore, ma lui dice: no, le tue richieste sono fuori misura, questo è il momento di costruire. E contro Renzi, con toni meno, diciamo, moderati di quelli di Bettini, ma questo è prevedibile, il fatto: Renzi incartato, anche oggi ritira le sue ministre domani. È lo strillo di pagina 1. Pagina 2, si ribadisce: Renzi si è incartato, tratta sul rimpasto e la Bellanova ancora non schioda. E poi ogni giorno un penultimatum di Italia Viva e tutto viene rubricato telenovela. Insomma, il fatto un po' dice: beh, allora Renzi, che cosa fai? Andiamo a vedere un giornale di orientamento opposto, il giornale, che in questo caso vede i renziani già avviati, il pezzo di Pasquale Napolitano: renziani via dal governo, ipotesi appoggio esterno. E a pagina accanto Conte stretto all'angolo che dice: quello vuole la mia testa. Il pezzo in questo caso è di Massimiliano Scafi, che ci riporta in fondo alle atmosfere che a Palazzo Chigi erano state percepite, le abbiamo lette 5 minuti fa, da Marco Galluzzo. Un Conte nervoso dice: no, questi in realtà mi vogliono attaccare. La voce dell'opposizione, prima di passare ad altri quotidiani, alla Stampa e alla Repubblica, che poi ci riporteranno a Mattarella, l'opposizione si manifesta con tutti e tre i leader. Berlusconi, l'abbiamo già citato in prima sul giornale, e dice: fate presto, insomma, dice qui, insomma, la situazione è grave e questi fanno il teatrino della politica. Giorgia Meloni, sentita sulla Verità da Federico Novella, dice: no, a casa, la legislatura deve finire. Matteo Salvini viene sentito da Libero e formula, diciamo, due ipotesi rispetto alla ipotesi unica formulata dalla Meloni: o elezioni oppure un governo di centrodestra. Quindi Salvini gli propone il tema, in caso di crisi, di provare a vedere se il centrodestra è in grado, magari trovando supporto in Parlamento, di far partire una sua soluzione di governo. Spostiamoci su Stampa e Repubblica. Ah, sulla Stampa abbiamo due pezzi convergenti, e cioè Carlo Bertini e Ugo Magri, entrambi, come dire, arrivano a Mattarella. Sulla crisi Mattarella richiama Renzi: ferma le dimissioni delle tue ministre, spiega Carlo Bertini. Quindi, come vedete, la cosa converge rispetto a Breda che abbiamo già letto. E se volete una terza conferma, Ugo Magri: la priorità del Quirinale, prima di tutto il recovery. E allora andiamo a vedere il cuore del ragionamento di Magri. Dunque, l'unica soluzione ragionevole e sensata consiste nel mettere anzitutto in sicurezza l'accesso al recovery fund, approvando il relativo piano nel Consiglio dei Ministri prima, in Parlamento poi, e successivamente in parallelo procedere con il chiarimento politico che i partiti hanno il pieno diritto di sviluppare. Dal tam-tam di queste ore è il senso della moral suasion che Sergio Mattarella sta esercitando, eccetera, eccetera, eccetera. E anche qui un po' di precedenti. Certo, però la cosa è curiosa, ve lo diciamo nel sommario, forse è il caso di articolare su questo punto. Il presidente Mattarella, che ha trascorso tutta la sua vicenda di giurista e di politico per un cinquantennio nella parte sinistra della Democrazia Cristiana, con illustri costituzionalisti, giuristi e politici, Leopoldo Elia, insomma, si possono fare nomi assai prestigiosi di persone che non ci sono più e di persone che ci sono ancora, evocando la centralità del Parlamento, concetto ripetuto a volte in modo più convincente, a volte in modo, diciamo, un po' retorico.
E che cosa ci si propone adesso? Ci si propone una crisi totalmente extraparlamentare, in cui, come dire, i partiti dovrebbero far finta di non essere in disaccordo sul recovery fund, trovare subito un accordo, anche se in realtà la lite, a sentire Renzi, è esattamente su questo. Congelare ogni altra discussione e poi approvare, prima in Consiglio dei Ministri e poi in Parlamento, il recovery, e poi magari 20 giorni dopo, 25 giorni dopo, un mese dopo, presentarsi in Parlamento o per constatare il naufragio o, più realisticamente, per far partire il Conte Ter. E allora che cosa sarebbe il Parlamento di cui si evoca la centralità? Solo, diciamo, il palcoscenico della recita di fine anno, solo il luogo di ratifica di passaggi avvenuti al di fuori. Diciamo, si rifletterà un po' su questa contraddizione. Intanto, per completare, sulla stampa Marcello Sorgi parla di dubbi dell'Unione Europea. Sorgi, diciamo, ci arriva con 2 o 3 settimane dopo che, ad esempio, Stefano Folli su Repubblica ha posto ripetutamente questa questione, e poi l'ha fatto direttamente un protagonista in Europa, cioè Paolo Gentiloni. Quella intervista di 2 o 3 settimane fa a Repubblica di Gentiloni era altamente evocativa. Se un uomo così prudente come Gentiloni arrivava a certificare, a mettere nero su bianco l'insoddisfazione, diciamo, starei per dire, dei committenti europei nei confronti di Conte, era un segnale, certamente. Repubblica, volete l'ulteriore conferma? Eccola qua, Emanuele Lauria, la crisi è in stallo, ma il recovery verso il sì e il colle basta ritardi, e quindi anche qui il tema torna, e conferma anche Giovanna Vitale il piano per il Conte Ter, dimissioni e nuova squadra, ma a questo punto questo avverrebbe dopo. Va bene, abbiamo sostanzialmente esaurito la pagina politica. E resta però da menzionare l'altra cosa che vi citavamo nel sommario, Repubblica, il pezzo di Roberto Petrini, firma di punta dell'economia di Repubblica, che affronta un tema che gli ascoltatori di questo spazio, ma soprattutto i lettori della Verità, diciamo, hanno ben presente da mesi: questi milioni di cartelle in arrivo. E Petrini, che ha raccolto voci dell'Agenzia delle Entrate, fa sapere che arriveranno al rallentatore motivi di ordine pubblico. Insomma, va tutto bene. Cioè, hanno scoperto che, in effetti, se a un italiano in crisi gli arriva pure una cartella, tende a incazzarsi. Lo si poteva sospettare, però forse il tema è trovare una soluzione politica e normativa, non semplicemente, diciamo così, te ne faccio arrivare una per volta. Va bene, comunque, Petrini è sicuramente da leggere oggi. Arriviamo all'ultima parte della nostra rassegna, Trump. Allora, qualunque giornale sceglierete di acquistare, troverete ampie cronache, non abbiamo tempo di leggervele, su, diciamo, la situazione rovente a Washington. Oggi è 11, mancano 9 giorni, 20, all'inaugurazione della nuova amministrazione Biden, e diciamo, sembra, certamente nel campo repubblicano, anche nel campo democratico, oggi un filo più ridotto, però non si sa mai, siamo all'inizio della settimana, lo spazio, diciamo, dei pasdaran che insistevano per l'applicazione del 25° emendamento, per l'impeachment, insomma la linea della Pelosi durissima contro Trump, che però rischierebbe di lacerare ancora di più le cose. Dedichiamo invece i minuti che restano al dibattito, dopo quello che è avvenuto sui social, la decisione prima di Facebook e Instagram e poi nella notte tra venerdì e sabato di Twitter di sospendere definitivamente l'account di Trump, tanti altri account e poi tutta una serie di account che spariscono. Poi a cascata tanti si sono trasferiti su Parler o, per dirlo alla francese, Parler. Ma a quel punto poi Google Play e Apple Store hanno reso impossibile scaricare l'app di Parler, quindi creando una situazione, diciamo, con una curiosa simultaneità, con una perfezione per cui scatta la censura sia a monte per scaricare un'app che a valle per operarci per chi già ci stava dentro. C'è qualcuno che dice no, no, va tutto bene, incredibile dictu, è il foglio.
ne dobbiamo dare conto, oggi sia il direttore che il fondatore. C'è rasa, se il populismo gioca con le parole, c'è qualcuno che poi le trasforma in pietre. Beh, no, un conto sono le parole, un conto sono le pietre. Uno si assume la responsabilità delle parole e un altro delle pietre. No, dice c'è un legame, secondo Cerasa. E poi Ferrara, non raccontatemi che Trump ha fatto anche cose buone e l'incipit è fiammeggiante. Non è orwelliano il calcio in culo a Trump su Twitter, ovvio modo di allontanare l'uomo col cerino acceso dal bidone di benzina. E va bene, è orwelliano semmai l'uso che di Twitter ha fatto quest'uomo di potere sconclusionato ma metodico. Vabbè, ma il free speech, ma insomma, adesso siamo addirittura alla contestazione del fatto che Trump si esprima come Trump ritiene, ma insomma Ferrara ormai è lanciato e poi dice quello insulta e vedete lui invece come la mette, cita tutti quelli che hanno sostenuto i trampini e tramponi, ricordo bene, ma ecco il punto. Uno che riduce una grande tradizione politica conservatrice, quella dei repubblicani, a un cesso di piccoli carrieristi alla Ted Cruz. Abbiamo detto una parola buona anche su Ted Cruz, un cesso di piccoli carrieristi alla Ted Cruz. Questo sarebbe il linguaggio dolce, rispettoso, non incendiario. Va bene, Cerasa e Ferrara. C'è anche Massimo Giannini, oggi molto attivo. Che cosa è successo? Nei giorni scorsi, il direttore della stampa, forse facendosi scappare la frizione, si era rivolto a Meloni e Salvini come gli sciamani d'Italia, gli ha risposto Giorgia Meloni, giustamente diciamo irritata, oggi controrisponde Giannini, dicendo no, ma io non volevo insultare, ma volevo accusare, insomma, e ribadisce le sue accuse, però insomma questo tentativo di liquidare con Trump anche buon governo di Trump, 75 milioni di elettori trumpiani e poi pure le destre europee sembra francamente un po' eccessivo. Cercate degli antidoti, li trovate in Francesco Borgonovo, in prima sulla verità, che fa una rassegna dei diciamo, pro censura, posizione che ovviamente a Borgonovo non piace. Altra censura, Stampa e Dem misurano il bavaglio. Pierluigi Battista sul Corriere della Sera che fa notare il doppio standard, dice ma come? Allora gli Ayatollah continuano a twittare allegramente, è il tema posto al momento stesso del ban da Donald Trump Jr., il figlio di Trump, quando ha dato l'annuncio. Peraltro è un tema questo del doppio standard, consentitemi che proprio riferendosi all'Iran, Dorian Gray, firma di Atlantico, ha posto da mesi, dice ma come? Khamenei può twittare sulla distruzione dello Stato di Israele e va tutto bene. Peraltro, già che abbiamo citato Atlantico, permettetemi di citare anche il direttore Federico Punzi, che oggi fa un'analisi politica e anche della questione normativa, dicendo una volta che Twitter censura o censuri, usiamo meglio il congiuntivo, non può più rivendicare di essere una piattaforma neutrale, diventa un editore e a quel punto deve essere soggetto a tutti gli obblighi propri di un editore. Quindi abbiamo ricordato Dorian Gray sul doppio standard, Iran può twittare, Trump no, Punzi sulla questione normativa e politica. Non ci sono solo Borgonovo e Battista oggi a denunciare la censura, c'è anche Massimo Cacciari che viene sentito su Repubblica. Eccolo qua. È scandaloso che sia Twitter a decidere chi può parlare e chi no. Questa bella intervista è firmata da Ilaria Zappino. Il nostro tempo è finito, restano 20 secondi per segnalarvi oggi due pagine della verità dedicate a Brexit, realtà criminalizzata da anni, dal 2016, dai media principali. La verità ha un approccio molto diverso, potete scoprirlo all'interno leggendo queste due pagine. Allora, il nostro tempo è finito, noi ci risentiamo questa sera alle 19, sarà con me Stefano Graziosi e parleremo proprio di America. Mentre domani questa rassegna torna alle 7 insieme a Lorenzo Castellani. Appuntamento però, se vorrete, come
sollecitarvi in edicola a prendere la verità. Buona giornata a tutti.